Cariplo non avrebbe potuto non esserci, credo, a Milano in un progetto di questo genere, perché l'obiettivo di costituire una rete e tenere tra loro in sinergia i tanti soggetti di terzo settore, di cui il volontariato è certamente una parte fondamentale, che agiscono nella nostra città e che costruiscono quella rete solidale che le impedisce di allargare ulteriormente le distanze, visto che già le circostanze economiche e anche quelle culturali tendono a farlo in maniera preoccupante. Ecco, quella rete per Cariplo è il valore su cui investire. Questo progetto è un progetto che tiene insieme tanti soggetti, ma soprattutto che ha tante linee di sviluppo che intercettano anche l'attenzione all'ambiente, che intercettano l'attenzione al food, che è un altro dei temi che Milano ha ereditato da Expo 2015. Quindi direi che Cariplo, ripeto, non poteva non esserci. Ci crede profondamente, siamo convinti che questo sarà un elemento di consolidamento di quella vocazione ad essere un po' capitale del terzo settore che Milano ha già esplicato in questi anni e che è quella che fa la differenza in una grande città che ambisce ad essere ed è di livello europeo, ma che vuole parlare a tutti, non solo al top e a chi è già garantito all'interno delle nostre comunità.